due domande, la seconda poi velocissima. La prima, Conor, sei convinto che questa partita è una sconfitta, ma può essere qualcosa di molto positivo per il gruppo, perché oggi la partita l'abbiamo persa su cose che noi possiamo controllare. Tanti errori non sono stati fatti in scelte, in gestioni, ma è qualcosa che noi possiamo controllare e da cui partire. A questo momento, no, assolutamente in un giorno. A questo momento sono, come hai detto, sono distrutto, perché no, quando tu vuoi giocare con la palla, tu fai gli errori, è semplice sempre dire, oh, sì, non abbiamo fatto questo, questo non fatto, you know, but we want to play, vogliamo giocare, and the più tu gioca, the better will become, e meglio deve andare. So, there's so many positives. Ci sono tanti positivi. Io so, ma you're asking chiesto dopo una partita dove io sono molto orgoglioso dei nostri giocatori, ma non sono qui. Sergio è non qui per perdere. And I'm destroyed. Sono distrutto. No, abbiamo cercato di sicuramente rispettare quello che era il nostro piano di gioco, quindi nei nostri 22 prendere delle decisioni se mettere due blocchi in mezzo in fondo e lasciare davanti, e qualche volta abbiamo saltato, abbiamo messo in difficoltà, però credo che se oggi, sono sicuro che l'unico punto dove la Scozia è stato superiore a noi è stato effettivamente sui drive, dove ci hanno messo in difficoltà su tre drive, una meta e poi due calci, uno l'ultimo molto importante. Poi per il resto credo che non c'è stata partita. E cosa vogliamo anche la consistenza, perché ci sono un lungo tempo fra il setting della chiusa and the use it once. Un'altra partita è differente, ma è la vita. Positives and negatives. Assolutamente impossibile subito dopo una partita. È facile per me dire dopo 22 minuti della partita c'è una penalty contro noi al punto d'incontro e il calcio in angolo non mette per loro, ma la penalty è per noi, non per loro. So è facile subito dopo vedere a tutti le decisioni, tutte le nostre esecuzioni. Voglio focalizzato solo a questo momento, è una grande prestazione. Noi abbiamo mostrato il potenziale non solo oggi, ma giochiamo ad altissimo livello sempre. So non vogliamo vedere a minuto per minuto a questo momento, voglio vedere rivedere la partita e poi parliamo con i giocatori prima. Francesco e poi Gianluca. Conor, mi sembra che la differenza alla fine, a parte i piccoli episodi, l'ha fatta la Scozia nel momento in cui era in difficoltà, ha capito che l'Italia oggi era un osso duro, si è messa a fare le cose molto semplici, molto push, drive, eccetera. Noi nel finale, quando loro cominciavano a rimontare, abbiamo ancora continuato a provare a giocare, anziché provare ad andare di là e farli risalire in campo. È mancato la testa, forse, nel momento decisivo. Non voglio dire mancato la nostra testa, d'accordo. D'accordo che ci è una situazione durante il secondo tempo quando abbiamo giocato di più, ma ci sono tanti tempi durante la partita quando questa gioca lavora bene. So, mai voglio dire, dobbiamo imparare dopo ogni partita, e i giocatori con più esperienza sotto pressione in questa situazione
di più loro sono in questa situazione, loro sono meglio. It's the only way that non ci sono una shortcut a questo livello. Tu devi giocare, tu devi imparare, and tu devi essere meglio. So I do agree. The question was, did we not game manage? Yes, you could look at times that we didn't, but you could also look at the times we played and played some amazing rugby and made the breaks, and then you'll say, that's great play. We must learn how to game manage within the way we play. And the only way to learn at this level for some young players is to be out there. In English terms, they say it's time at the crease. It's a cricketing term. It's the only way you learn, and there's no shortcut in life. Gianluca? I agree. Sergio, volevo chiederti se secondo te questa sconfitta è anche frutto del fatto che questa squadra non vince quasi mai e quindi alla fine, nel momento della volata finale, non ha l'abitudine a fare quello che serve per vincere una partita, perché vincere aiuta a vincere, perdere rende un po' negativi nei momenti decisivi. Ma sicuramente credo che la reazione che ha avuto la squadra e i ragazzi è stata eccezionale, perché abbiamo giocato dopo 5 giorni, 6 giorni in Galles e abbiamo perso, e potevamo abbassare le braccia e dire vabbè dai, è l'ultima, Scozia, sì, è la quinta squadra al mondo, ha battuto l'Inghilterra, ha battuto la Francia, sarà dura, eh. Ma vi giuro ragazzi, ancora non riesco a capire come abbiamo fatto perdere questa partita, è incredibile, è veramente incredibile. Sono deluso sicuramente, ma sono allo stesso tempo credo che una sconfitta dalla quale possiamo ripartire, perché effettivamente se abbiamo giocato oggi contro una squadra come la Scozia, che tanti giustamente per quello che stanno esprimendo fanno sempre molto, si parla sempre della Scozia, quanto forti sono, quanto bravi sono. E sinceramente oggi credo che abbiamo dimostrato che noi non siamo meno, che noi siamo una grande squadra e possiamo veramente mettere sotto anche queste squadre. Quindi oggi, lo ripeto, oggi credo che l'unica situazione dove effettivamente la Scozia si è messa in difficoltà sono stati i drive. Poi per il resto ho visto dei ragazzi determinati in difesa, in attacco, una volontà, una energia. E lo ripeto, con un giorno in meno di recupero, un viaggio, non sono scuse, è la realtà, è un dato di fatto. Vedere che i ragazzi, nonostante le critiche giuste, meno giuste, ma che ci stanno quando una squadra non vince, vostra, dei tifosi, cioè una squadra che non molla mai e continua, io credo che questi ragazzi mentalmente e anche sul campo stanno maturando tanto, e io sono straconvinto, lo dico con molta sincerità, che questi ragazzi, questo gruppo si troveranno le soddisfazioni. Non penso che il fatto di perdere partite ci faccia arrivare meno convinti o con paura di vincere. Non diciamo. Dicevo meno convinti, ma proprio la capacità in quei momenti. Si è giocato veramente a niente questa partita, perché effettivamente io sono molto deluso di una situazione dove non posso credere, come oggi, che abbiamo 340.000 milioni di telecamere nello stadio, non si sia riuscito a vedere che il numero 10 loro su un passaggio mio tocca la palla e poi fischia lì in avanti e l'arbitro mi dice non c'è un'immagine chiara, e io che sono sul campo mi posso dire che quello è il giocatore, ero la persona messa nel posto giusto, vedo il 10 che tocca la palla e poi noi facciamo in avanti, cioè 24-12, lei fai una meta, vai a 31-12, la partita è chiusa. E con questo, ripeto, io odio, no, e non mi piace far polemica su queste cose, perché non voglio assolutamente fare polemiche con l'arbitro, però cavolo, mi viene una frustrazione di dire com'è possibile che oggi, con tutte queste, scusate il termine, cazzo di telecamere, non è possibile che non si riesca a vedere una roba del genere. E per noi fa la differenza, perché vi posso garantire che 24-12 e 31-12 anche nella testa di scozzesi avrebbe fatto la differenza, però così è il gioco. Scusate, il gioco è dura, ci rode, però io sono, e gli ho detto ai ragazzi in campo, dobbiamo uscire a testa alta, perché oggi abbiamo messo in difficoltà e abbiamo, cioè, non riesco a capire ancora come abbiamo fatto a perdere, vi giuro, sono qua e so che domani e dopodomani riguarderò la partita, e
però vabbè, è una sconfitta, quindi quando si perde mi hanno insegnato che uno deve stare zitto e deve continuare a lavorare, quindi è quello che faremo, ma sono orgoglioso del gruppo, di quello che stiamo facendo. Un secondo. Se vado in tour, Conor ovviamente mi ha invitato, mi ha invitato a far parte del tour, ma è una decisione che prenderemo. Per il nostro tour è importante, parliamo con cose giuste per tutti, abbiamo i giocatori come Tommy Bonney e altri con infortunati, so vediamo, ma vogliamo andare sul tour con una buona squadra, vogliamo vincere sul tour. Ma è la giusta cosa per noi e i nostri obiettivi, so non oggi e non la giornata per parlare selezione. Accanto a te ha giocato Polledri, io l'ho trovato oggi un giocatore interessantissimo, e se non fosse stato per le mete di Allan sarebbe stato lui per me il man of the match. Te che hai giocato accanto a lui, cosa ne pensi? Sì, abbiamo fatto una grande partita, ha avuto un buon impatto in attacco, anche in difesa, ha fatto una partita, ha dimostrato che è un giocatore, come hai detto te, interessante per il futuro, che ha tutte le capacità per giocare a questo livello, quindi lui è stato uno dei tanti, perché sinceramente oggi mi è difficile trovare un ragazzo che non abbia fatto una grande partita in squadra, quindi sicuramente, come hai detto te, Polledri è un ragazzo molto, molto interessante anche per il futuro.